Allora, vi parlerò adesso del fotodramma della creazione. Forse alcuni di voi non hanno neanche sentito parlare del fotodramma della creazione, ma dovete sapere che è stato qualcosa di molto importante per i testimoni di Geova. Infatti, in un libro pubblicato nel 2018, La pura durazione di Geova finalmente ristabilita, pubblicato dalla stessa organizzazione dei Testimoni di Geova, quindi un libro molto recente, pagina 116, notate, paragrafo 12, che cosa leggiamo riguardo al fotodramma. Allora, agli inizi del XX secolo, i cristiani Hundi furono ulteriormente rinvigoriti grazie a strumenti come il fotodramma della creazione e il libro The Finished Mystery, cioè il mistero compiuto. Poco dopo, al momento da lui stabilito, Dio fece in modo che il suo popolo si mettesse in piedi. Quindi, secondo ciò che qui scrive la Società Torre di Guardia, Dio ha usato all'inizio del 1900 questi due strumenti per rinvigorire il suo popolo e per rimetterlo in piedi. E si è servito, a detta dei testimoni di Geova, di questi due strumenti, del libro Finished Mystery e del fotodramma della creazione. Allora, il libro Finished Mystery, dovete sapere che è stato pubblicato dal fondatore dei testimoni di Geova, cioè da Charles Taze Russell. E troviamo la copertina di questo libro. Questo è un altro libro pubblicato dall'Organizzazione dei Testimoni di Geova nel 1993, dove a pagina 88 troviamo la copertina di questo libro, The Finished Mystery. E notate che troviamo il sole alato. Questo stesso simbolo massonico lo trovate anche nelle logge massoniche. Dovete sapere che i massoni adorano Lucifero, cioè Satana, cioè che per loro loro credono che Satana sia Lucifero, portatore cioè di luce e di conoscenza. I massoni infatti cambiano il bene in male e il male in bene. E notate, questi sono due libri pubblicati dal pastore Russell, cioè dal primo presidente dei Testimoni di Geova, dove nei libri di Russell è solito trovare questa simbologia massonica. Cioè voi troverete le due colonne, troverete il sole alato, troverete la piramide, il triangolo, che sono tutte simbologie riconducibili alla massoneria. Io trovo molto strano che Dio si sia servito di questo libro, The Finished Mystery, che tra l'altro questo libro contiene anche molte menzogne, perché parla della piramide, per esempio. In questo libro sta scritto che la piramide era qualcosa che addirittura aveva fatto costruire Dio. Infatti, la stessa società Torre di Guardia, sempre in questo stesso libro, I Testimoni di Geova Proclamatori del Regno, alla pagina 162, scrivono testualmente: questa carta venne usata per molti anni come base di discorsi pronunciati a gruppi grandi e piccoli. Quindi vedete, questo libro in pratica spiegava che la piramide era qualcosa che Dio aveva fatto costruire e che nella piramide, misurandola in un certo modo, dovevamo trovare in pratica delle profezie che riguardano il futuro, riguardo alla fine del mondo. Vedete, tra l'altro questa piramide è raffigurata con la cima illuminata, proprio come è tipico degli illuminati, dei massoni, raffigurare la piramide con la cima illuminata. E se fate una ricerca, per la massoneria e per gli illuminati, questa cima illuminata rappresenta Lucifero, cioè Satana. Ora, come mai anche Russell, nei suoi libri, ci raffigura questa piramide con la cima illuminata? Cosa dice la Bibbia? Cosa
Se noi leggiamo la seconda lettera di Corinti, notate cosa dice la scrittura. Capitolo 6, il versetto 14. Quale rapporto ci può essere tra la giustizia e l'impietà? Quale comunione ci può essere fra luce e tenebre? Quale armonia c'è tra Cristo e Belial? Belial significa nullità, vanità. Quindi la scrittura dice bene, non ci può essere nessun rapporto tra luce e tenebre, tra Cristo e Belial, cioè tra Cristo e la nullità. Quindi è chiaro che Dio non poteva usare questo libro come mezzo per poter ristabilire il suo popolo. È chiaro che questo libro non c'entra niente con Cristo, perché in questo libro troviamo raffigurazioni e simbologie tipiche del satanismo e della massoneria. Ma non solo, anche nel fotodramma della creazione noi troviamo simbologia massonica e anche addirittura immagini subliminali satanici, che ora infatti vi mostrerò. Già infatti nella copertina, nella locandina del fotodramma della creazione, notate bene che troviamo qui le due colonne, queste due colonne con queste due, diciamo, pomelli in cima alle colonne. Ecco, queste colonne voi li trovate in ogni tempio massonico: il pavimento a scacchi, le due colonne, la piramide, il triangolo, il sole alato. Sono tutti simboli riconducibili facilmente alla massoneria. E qui vedete, lo troviamo nella locandina, nella copertina della locandina che rappresenta, appunto, che pubblicizza il fotodramma della creazione, dove troviamo appunto il pastore Russell. Tra l'altro, questo fotodramma della creazione, come la stessa società Torre di Guardia ci dice, qui sempre in questo libro Proclamatore del Regno, qui a pagina 60, vi leggo testualmente. Allora dice: immaginate la scena. Nel gennaio del 1914, all'epoca del film muto, 5.000 persone si radunarono in un edificio, il Tempio, situato nella 63esima West Street a New York. Molti altri non riuscirono a trovare posto. L'occasione, la prima del fotodramma della creazione a New York. Quindi la società Torre di Guardia ci dice che la prima di questo fotodramma avvenne in un tempio. Ora non so se si trattava di un tempio massonico, ma probabilmente poteva anche essere un tempio massonico. Ad ogni modo, ora vi farò vedere che in questo fotodramma voi trovate molti simboli massonici. Allora, per visualizzare questo fotodramma dovete andare su YouTube e scrivere The Photodrama of Creation 1914 Remastered in HD. È diviso in quattro parti. Chiaramente non lo vedremo tutto perché è molto lungo, dura 8 ore. E vi faccio vedere semplicemente l'inizio. Vedete, questo era Russell, all'inizio del fotodramma lui parla. Parlano di Geova. Andiamo un po' avanti, minuto. His responsibility was for the knowledge he possessed. He knew that he was disobeying. In pratica erano dei fotodrammi in cui Russell spiegava questi fotodrammi. Holy, harmless,
Chiaramente questo fotodramma raccontava un mucchio di bugie. Per esempio, presentava la piramide come qualcosa costruita da Dio. Oppure negava l'esistenza dell'inferno, affermava che Dio si chiama Geova, oppure che Gesù sarebbe la prima creatura di Dio. Quindi, per Russell, Gesù era un angelo creato da Dio. E poi, notate bene, qui troviamo, ecco, stoppo l'immagine. Allora, al minuto 22, già qui troviamo la firma della massoneria. Notate bene che qui vediamo la piramide con su in cima l'occhio. Vedete, non sono un visionario. Solo un cieco, cioè, non lo vedrebbe. E questa è la piramide degli Illuminati. Qui non mi potete venire a dire che è una coincidenza, perché qui si vede chiaramente un occhio in cima alla piramide. Questa è tra l'altro un'immagine originale del fotodramma. La potete trovare su YouTube, quindi non c'è nulla di nascosto. E quindi questa è chiaramente la firma della massoneria. Ora io mi chiedo, perché qui la società Torre di Guardia afferma in un loro ultimo libro che Dio ha usato questi due strumenti, il fotodramma della creazione e il libro dei Finnish Mystery, per mettere in piedi il suo popolo. Questo è impossibile, perché come abbiamo letto prima, la Bibbia dice che non c'è nessuna comunione tra Cristo e Belial. Quindi è chiaro che il fotodramma della creazione non è stato uno strumento usato da Dio, ma al contrario, uno strumento usato dal diavolo per propagandare menzogne. Sì, perché il fotodramma ci presenta, per esempio, un Gesù diverso, un Gesù che è una creatura di Dio, un angelo inferiore, e tante altre menzogne. Questo quindi, vedete, è il fotodramma della creazione. E troviamo l'occhio in cima alla piramide. Ora io non posso mostrarvi tutto il fotodramma, ma ho fatto alcuni screen di alcuni fotodrammi. Quindi se poi voi lo volete vedere, sono 4 parti, quindi 8 ore. E io vi mostrerò ora alcuni fotodrammi dove vediamo che questo fotodramma riconduce molto spesso alla simbologia massonica e anche troviamo immagini subliminali. Per esempio, questo è uno dei fotodrammi, Jesus, che rappresenta Gesù da piccolo. Dovete sapere che questa rappresentazione qui la troviamo anche, vedete, la troviamo anche nella massoneria. Questa che qui voi vedete è la Bibbia usata dai massoni. Sì, perché dovete sapere che anche i massoni usano la Bibbia. Vedete, ho fatto alcuni screen. Se voi andate su eBay e scrivete Holy Bible Masonic Bible, vedete, dovete scrivere Master Reference Edition. Questa è la Bibbia dei massoni. Vedete, c'è il compasso, la G di Gado. Trovate appunto in vendita questa Bibbia massonica, dove nella copertina, vedete, nella copertina vi è descritto Gesù, che, attenzione, questo è il Gesù gnostico. Sì, perché i massoni credono in Gesù, però loro credono in un Gesù che, secondo la massoneria, i massoni, Gesù era un grande maestro del 33° grado. Quindi per i massoni Gesù non era Dio, ma era un grande maestro massone del 33° grado. Quindi vedete, i testimoni di Geova credono in un altro Gesù, che per i testimoni di Geova è un angelo creato. I massoni invece credono che Gesù era un grande maestro massone. I musulmani invece dicono che Gesù era un profeta. Notate bene, questa è la copertina della Bibbia massonica,
che trovate in vendita su eBay, e troviamo la stessa immagine del foto che trovate anche nel fotodramma della creazione. Voi pensate che questa sia una coincidenza? Io credo di no, non credo nelle coincidenze. Vedete, anche tra l'altro qui troviamo ancora il Gesù gnostico, vedete? Il Gesù gnostico e la croce con la corona, anche questa è tipica della massoneria. Questa è l'immagine che vi ho mostrato prima, troviamo anche nel fotodramma, c'è la piramide con l'occhio. In quest'altra immagine cosa c'è di strano? Notate bene, questa bambina ha le mani incrociate proprio come i faraoni, tipico della piramidologia dell'Egitto, le mani incrociate. Quindi ho trovato questo di strano. Poi vediamo Russell che nel fotodramma, se voi vedete la posizione delle sue mani, assume delle pose tipiche massoniche, cioè tipiche della massoneria. È un linguaggio gestuale usato dai massoni per farsi riconoscere. Quindi ho fatto alcune foto. Questa è un'altra immagine sempre presa dal fotodramma della creazione. Qui vediamo Melchisedec che benedice Abramo. Qui troviamo molte cose che riconducono alla massoneria. Innanzitutto da notare che qui ci sono due piramidi, ecco qui, le ho cerchiate, vedete? Sono chiaramente due piramidi. Troviamo anche il pavimento a scacchi, e questo anche lo trovate nelle logge massoniche. E qui anche una S, e c'è anche un volto demonico. Anche qui c'è la piramide, vedete? Qui ci sono altre due piramidi. Chiaramente, se voi leggete nella Bibbia questo racconto di Melchisedec, non c'è niente che possa fare pensare che Melchisedec abbia usato questo tipo di simbologia. Questo era un altro fotodramma. Troviamo la piramide, della piramide capovolta, o il triangolo, ancora una volta la piramide, perché Russell studiava molto, faceva molto uso della piramide. Qui vediamo ancora in questa immagine il pavimento a scacchi, e vediamo il simbolo del sole alato. Notate bene, vedete? C'è il sole alato e il pavimento a scacchi. In quest'altra immagine ho trovato strano questo candeliere, sembra che vi sia un volto, ha una forma strana, e quindi valutate poi voi. In quest'altra immagine qui vediamo che questo fuoco, questo è praticamente Mosè quando a Roveto Ardente parla con Dio, ma qui vediamo che è molto strano, notate, è un volto in pratica. Questo fuoco ha la forma di un volto, vi faccio notare, vedete, ci sono, c'è l'orecchia, si vede la bocca, il naso, l'occhio e i capelli, la forma dei capelli. Quindi chiaramente si tratta di un volto. Anche quest'altra immagine, vedete, c'è il pavimento a scacchi, tipico della massoneria. Quest'altra immagine è molto particolare, raffigura il re Salomone in mezzo a due colonne. Dovete sapere che i massoni hanno dei libri di magia dove appunto viene raffigurato Salomone in questa maniera. E ora dopo vi faccio vedere. Allora, qui abbiamo ancora una volta Salomone. Praticamente questa è la regina di Saba che va a trovare Salomone. Notate bene che cosa ha in mano Salomone. Ha uno strano bastone con due corna che sembra appunto le corna del caprone. Notate bene, oltre poi che vi è, a parte le due colonne, insomma, vi sono anche, vedete, volti,
strani simboli, ma comunque questo bastone che ha in mano Salomone è molto strano. Raffigura il caprone, cioè il diavolo. Qui abbiamo anche simboli occulti. Qui troviamo in quest'altra immagine, vedete, il sole alato. E vi è anche una strana scritta. Questo rappresenta il Logos e se fate caso, The Logos viene rappresentato con la stessa posizione delle mani del Baphomet. Fate una ricerca, scrivete Baphomet e vedete che la posizione delle mani del Baphomet sono uguali a quella qui del Logos. Questo è il Gesù gnostico, che vi ho già fatto vedere prima, che trovate nella copertina della Bibbia massonica. Qui troviamo ancora una volta il pavimento a scacchi. Questo è appunto un sito che ho cercato, Freemason Information, informazione sulla Freemasonry, e qui troviamo, vedete, il Salomone tra le due colonne, questa stessa immagine che trovate nel fotodramma della creazione. Vedete, questa stessa immagine la trovate nel fotodramma della creazione. Vedete, sono identiche le immagini. Vi riporto indietro. Allora, il Salomone, vedete? King Salomon, questa stessa immagine che trovate nel fotodramma, la trovate anche in libri usate dalla massoneria. E io credo che anche questa non sia una coincidenza. Vedete, questo qua è un sito della Fremassoneria. E qui tra l'altro, questa è la Santa Cena. Anche la posizione delle mani è un po' ambigua qui. Ecco qua. Questa immagine è molto particolare. Questa raffigura praticamente la via di Emmaus quando Gesù Cristo apparve a due suoi discepoli e poi scomparve. E vedete, anche qui troviamo il pavimento a scacchi, che non c'entra niente. Se voi andate a leggere il racconto dei Vangeli, lo trovate nel Vangelo di Luca, non ci stava nessun pavimento a scacchi. E invece qui vedete, questa è tipica illustrazione massonica, il Gesù che appare e poi scompare ai suoi discepoli, però vedete c'è il pavimento a scacchi che trovate nelle logge massoniche. Quindi questa è chiaramente un'immagine che ha questa simbologia massonica. Questa rappresenterebbe la Pentecoste. Secondo i testimoni di Geova, vedete, la Pentecoste, anche qui troviamo quindi il versamento dello Spirito Santo, che si legge negli Atti degli Apostoli, anche qui trovate il pavimento a scacchi. Anche qui troviamo la firma della massoneria. Questa è un'altra illustrazione e qui vedete l'esagramma con il cerchio, anche questa ha a che fare con la magia, vedete. Quest'altra, l'esagramma, quindi è un simbolo massonico, anche i massoni infatti lo usano. Qui vediamo in quest'altra raffigurazione, vedete, c'è il gufo, il Bohemian Club, idoleggiano il gufo, vedete, c'è il gufo, anche questo ha a che fare con simbologia occulta e satanica. Un'altra illustrazione, anche qui trovate il pavimento a scacchi. Questa è molto particolare, questa illustrazione è anche molto strana. Lo dovete notare qui quest'uomo qui raffigurato con questo cane. Vedete, il cane sembra indemoniato e quest'uomo sembra avere due corna. Anche questo uomo sembra indemoniato, sembra il demonio. E qui c'è anche questa maschera appesa nel muro con due corna. Quindi
Quindi questa illustrazione è molto strana. Ecco, qui l'ho ingrandita. Moderne Bereani. I moderni Bereani, questi rappresentano praticamente gli studenti biblici. Anche qui troviamo, vedete, la piramide. Vedete il triangolo, la piramide. Qui vediamo il pavimento a scacchi. Questa è anche una rappresentazione che trovate anche in certi libri di magia, che ha a che fare con la demonologia. Anche questa è un'altra rappresentazione tipica di certi libri di magia, che ha a che fare con la demonologia. Questa è la locandina che vi ho mostrato anche prima, dove troviamo le due colonne, la locandina del fotodramma della creazione. Anche qui vedete ci sono due colonne, in quest'altra immagine, vedete, queste sono le due colonne massoniche. Ce ne sono due qui e due qui, colonne. Quest'altra immagine, da notare qui questi volti, vedete, questi volti spettrali. Qui c'è un demone raffigurato e qui troviamo dei volti spettrali. Gesù che bussa alla porta, ma anche qui, notate, ho cerchiato. Troviamo due triangoli con l'occhio e capovolte due colonne a testa in giù. Anche questa è una simbologia chiaramente massonica. Qui viene raffigurata la Nuova Gerusalemme e notate in cima c'è una piramide. Vedete, anche qui in cima la piramide. Qui troviamo il Gesù gnostico. Un'altra immagine con le colonne, vedete, le tipiche colonne massoniche. La piramide, vedete, sopra la Nuova Gerusalemme ci sta la piramide. Questo è un libro di magia, Le chiavi magiche segrete di Salomone, dove troviamo quella famosa raffigurazione di Salomone che trovate anche, vedete, questa la troviamo nel fotodramma della creazione. Tra l'altro alla fine del fotodramma veniva regalata questa spilla con Pax, questo è quello che scrive la stessa società Torre di Guardia nel loro sito ufficiale. Se voi andate nel sito ufficiale Geovista e scrivete fotodramma della creazione e trovate queste informazioni. Quindi veniva regalata questa spilla Pax con raffigurante il Gesù gnostico, questo stesso Gesù che trovate raffigurato nella Bibbia usata dai massoni. Vedete i 100 anni di un film epocale. Questo è dal sito dei Testimoni di Geova. E questa è la Bibbia massonica con il Gesù gnostico, che vi ho già fatto vedere prima. Va bene, questo poi è una raffigurazione di un libro di Rutherford. Anche qui troviamo dei volti scheletrici. E qui mi fermo. Ci sarebbero tantissime altre immagini da fare vedere, ma credo che queste bastino. Notate quindi cosa dice la società Torre di Guardia. Secondo loro questo fotodramma della creazione è stato uno strumento usato da Dio e Dio fece il modo che il suo popolo si mettesse in piedi grazie a questo fotodramma. Ma io ho fatto vedere che è pieno di simboli massonici, e simboli diciamo massonici e anche messaggi subliminali satanici. E quindi è chiaro che la Bibbia dice che tra Cristo e Belial non c'è comunione tra luce e tenebre, e quindi è chiaro che Dio non ha usato questo fotodramma, ma questo è uno strumento invece, al contrario, che è stato usato dal diavolo. Qui vi saluto, Dio vi possa benedire.